canterò per sempre l'amore misericordioso del Signore. Ho scritto, preso dal Salmo 88, sul biglietto ricordo dei 50 anni della tristezza, e rinnovo adesso. Canterò per sempre l'amore misericordioso del Signore. Devo proprio dire grazie al Signore che mi ha chiesto di seguirlo per questa strada, per sacerdote. Ho sempre coltivato fin da piccolo. Gino, così mi chiamavano ancora. Cosa farai per me? Alfredo, rispondevo. Certo, ci sono voluti 14 anni di seminario per verificarlo. Aiutato dai superiori. Ma l'avere capito che quella è la mia strada mi ha sempre riempito di gioia. E questo, vedete, vale, sono certo, anche per tutte le altre strade alle quali il Signore si chiama, compreso il matrimonio. E sono passati 60 anni, in fretta, molto in fretta. Naturalmente ho avuto anch'io dubbi, crisi, momenti di difficoltà, ma ho sempre sperimentato che il Signore non mi ha abbandonato mai, mi ha sempre perdonato, consolato, accompagnato. Mi ha dato la forza e la gioia di rispondere ogni giorno il cammino dietro di noi. E se oggi sono qui, non è perché sono stato bravo, ma perché il Signore è stato misericordioso con me. Per questo lo ringrazio e canterò per sempre l'amore misericordioso di Dio. Ma ho anche delle persone che devo ringraziare, cominciando dai miei genitori, particolarmente dalla mamma Pina, che con l'esempio, la preghiera, la sua fiducia incrollabile nella presenza del Signore mi ha trasmesso la fede. Dio dà e occupa. Dio vede e provvede, era una delle sue frasi ricorrenti. Come devo ringraziare mio padre di quando ero bambino, con Giulio si chiamava, che ha contribuito a fare scoccare la scintilla della vocazione in diversi ragazzi di Cappella che poi sono entrati in seminario. Certo, di grande aiuto è stato anche il clima religioso degli anni del dopoguerra, dove si respirava proprio per quel senso cristiano, diciamo così, in quanto la vita praticamente ruotava attorno a Chiesa. Ordinato sacerdote l'8 giugno 1963, dopo pochi mesi sono nominato vicario di Castelverde e lì ho visto per la prima volta un oratorio vivace e organizzato. La cappella non esisteva l'oratorio, ma i ragazzi giovani andavano alla casa del parco, quello era l'oratorio. E il campo sportivo era un parco sceso. Le ragazze invece andavano alle scuole. Il parroco di Casalverde era piuttosto rigido e anche mignolo, che però mi ha insegnato i primi passi nella vita del sacerdozio in una comunità accogliente e partecipe. Certo, non era più il giardino della diocesi, come l'aveva definito tanti anni prima il grande vescovo Corbelli, ma la fede era ben radicata. Paterno, invece, l'arciprete di Casalmorano, la mia seconda parrocchia da vicario, anche se l'aspetto esteriore richiamava un po' il toccamento del cinema. Io ho vissuto gli anni del 68, avete sentito parlare certamente, gli anni di contestazione, Cristo sì, la Chiesa no, era uno dei tanti slogan, ma dove i giovani avevano tanta voglia di essere protagonisti e di dibattere. Pensate che si faceva l'incontro formativo in oratorio il sabato sera e a un certo punto dovevo dire ragazzi adesso basta e loro continuavano a discutere a confronti fino a tanto ora. C'è
stato poi l'intermezzo, chiamiamolo così, crisi, dove ho incontrato la metà del pezzo operaio e anche una trentina di giovani con i quali, tra l'altro, che si trovava sempre in Santa Sera, non in discoteca, ma in un appartamento all'ultimo piano di via Filippo, dove si leggeva e meditava la parola di Dio da domenica, proprio come facciamo adesso. Ma qui siamo negli anni 70 e che mi hanno fatto conoscere il movimento dei popolari. La mia prima parola come parte è stata proprio grande, una piccola comunità, ma desiderosa di avere un parco dopo un anno di assistenza, con numerose famiglie partecipi alla vita della parrocchia. Io ricordo sempre la quindicina di persone alle catechesi settimanali degli adulti, difficilmente ritrovate in comunità più grandi. Incredibile poi, pochi anni, i lavori, il restauro della chiesa, rifatto il tetto, la facciata, la torre, tanta era la loro generosità. Di la strada cavallata la seconda parte da campo, comunità tipiche delle nostre parrocchie mantovane, scarsa partecipazione, soprattutto degli uomini, ancora molto influenzati dal partito, che prevaleva per vivacità sulla parrocchia, ma non ancora grande così. Succedeva un parroco Dio un tempo rigido, ma anziano e malato, e quindi c'era grande voglia di ripresa, riaperto con la torre ricavata, animata la liturgia con il coro, creati momenti di aggregazione per tutti, con il teatro. E infine San Martino a margine, spesso sotto fondo non trovavamo, ma con belle tradizioni, sia nel campo delle celebrazioni e dell'oratorio, dovute a buoni parroci precedenti, che erano chiamati per il Rio. Tutto bello, dunque? No. Come accennato all'inizio, c'è la croce che il cristiano deve portare ogni giorno per essere discepolo di Gesù. Ma sa anche che non è solo, ed è lui il Signore che ti chiama, ti dà la forza di contarlo. Ma ha preferito sottolineare con qualche flash positivo che c'è in ogni persona e quindi in ogni comunità. Da tutte queste comunità ho ricevuto tanto, ma tanto bene, per cui va a loro tutta la mia gratitudine. E devo ringraziare voi, cari parrocchiani di Capomaggiore, che mi avete accolto come un paesano, come il vostro. Tra l'altro, io sono stato cresimato proprio in questo posto. E nel 10 luglio del 2007, quando ho celebrato qui la messa di inizio del mio ministero, quella domenica Don Alberto, indimenticabile Don Alberto, con il quale ho collaborato poi per 7 anni, aveva la fede. Gli ho mandato un messaggio che menzionava un articolo detto: se vuoi guarire presto, ricordati delle 3 L, l'ama, latte e letto. Accanto a me c'era Don Davide, il vicario, e dopo di loro si sono succeduti altri 8 sacerdoti che mi hanno voluto bene, compresi gli attuali, Claudio, Cesare, Don Arrigo, considerandomi alla madre, pur essendo io molto più anziano di loro, e che adesso mi coccolano un po'. E non posso certamente dimenticare i miei nipoti, Silvano, Giuseppe, Samuele, che da 16 anni che sono qui, si sono presi cura di me, aiutandomi in tutte le necessità. Ecco, finisco con un grazie a voi tutti che siete venuti, anche visto da più parti, addirittura da Lucca, a partecipare a questa messa. Miro, rivista,
poi vedrò al canto che mi ha dedicato, al coro di incanto, tutti quelli che hanno preparato la Santa Messa. Ringrazio Giacomo, Luigi, tuoi amici da tanto tempo, Madre Francesca sempre presente anche in questa occasione. E qui come avete visto c'è Don Franco Zirico Galignano, il quale quest'anno compie 65 anni di messa. 65 anni di messa. Quindi gli facciamo gli auguri anche a lui. E poi ho visto che è venuto a darmi il segno della pace Padre Luigi Brioni. Siamo entrati in seminario insieme 11 anni, tutte e due. Poi dopo io ho preso la strada, ho continuato la strada del prete, e lui invece si è fatto missionario, vedo che è ancora molto in campo. Ecco, vorrei concludere, se per caso vi scappasse un'Ave Maria ogni tanto, ne sarei proprio veramente tanto contento. E sarei anche grato della sopportazione per i miei errori che vado facendo. Se mi sbaglio, mi correggerete, ha detto una volta Giovanni Paolo II, Papa e anche Santo adesso. E adesso lo ripeto anche voi. Se mi sbaglio, mi correggerete. Grazie a tutti.